Salve a tutti ragazzi, io sono Natron e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui su The Elder Scrolls 3 Morrowind e io sono un idiota. Perché vi spiego subito cosa è successo. Intanto ti vado a prendere un po' di roba. Allora, vi ricordate che noi eravamo sempre nel dungeon, praticamente a cercare questo fantomatico cubo. Ok, ora siamo tornati qua a Balmora perché io prima avevo fatto una registrazione. E dopo aver registrato 20 minuti, mi sono praticamente accorto che questo, ok, l'asticella del microfono era tirata su. Cosa vuol dire quando l'asticella di questo microfono è diretta su? Vuol dire che il microfono è spento e quindi la voce non si sente esattamente. E quindi cosa è successo? E quindi mi sono ritrovato a fine video, sono andato a rivedere appunto il video per vedere se era venuto registrato appunto bene, senza nessun intoppo, e non si sentiva la mia voce. E quindi ovviamente mi era subito. Cioè, è andato subito in allarme perché ho detto di buono, cosa diavolo è successo praticamente, perché è così, e cose del genere. Pensavo giustamente che era OBS che mi aveva fatto qualche brutto scherzo. Invece poi mi è venuto il lampo, ho detto non mi dire che il microfono invece l'ha tirato su, ed ecco perché non mi ha registrato la voce, in effetti era vero, quindi io sono un idiota, va bene, ok, Andre Cianci, che cosa ho fatto comunque nel video precedente? Allora, praticamente ho trovato questo cubo, sono tornato a Balmora, ho portato il cubo a Aspat della Gilda dei Guerrieri, il capo, se non sbaglio, della Gilda dei Guerrieri. Ok. E praticamente mi ha dato delle informazioni appunto riguardanti appunto la stessa casata, il Neverirarin, una cosa del genere, e quindi sono andato da Caius Cusades a ridargli di nuovo il tutto praticamente. Ok, e che cosa è successo? Praticamente niente, è successo che niente, praticamente è successo che Caius mi ha detto: ah, bravo, sei andato appunto a prendere queste informazioni. Complimenti, però dice, il problema è che qua ci sono sì delle informazioni, molte informazioni sulla stessa casata, però non c'è nessuna informazione su questo Never qualcosa. Ok, quindi, ok, abbiamo finito nel frattempo. Detto quindi, ora vi faccio anche. Perché no? Tiriamo un po' di roba, ragazzo. Ma perché no? Dio buono, sono venduto il mondo, cosa cazzo vuoi? Ah, ok. Perché ne ha 600, io l'ho venduti tipo 677, ok, va bene, allora andiamo ah, mi riprendo tutti i vestiti. E quindi mi ha detto, sì, ok, ci sono abbastanza informazioni sulla stessa casata, il problema è che non ci sono abbastanza informazioni su quest'altra cosa. E quindi mi ha detto, quindi dice vai dice quindi, dice devi andare andare. Vabbè, comunque, ora iniziamo la puntata.
puntata vera e propria, devi andare di nuovo dalla città delle maniche, tra cui sono affiliato, e parlare con, vedi, il Nerevarin, che praticamente dice il Nerevarin è rinato in Rai Dalmer, che sono, se non sbaglio, sono gli elfi oscuri contro gli stranieri, ristorando la nazione degli elfi oscuri. Quindi dice un eroe leggendario, ok, è un santo del tempio, ma il tempio nega la profezia e quindi perseguita gli eretici che credono a questo Nerevarin. E quindi devo chiedere, appunto, se non sbaglio, a questo Shalagrand Musgob della Gilda di Guerrieri, dei Maghi, scusate. Questa cosa qua, praticamente. Vedete, dice: devo trovare Shalagrand Musgob alla Gilda dei Maghi di Balmoria perché mi parli del Nerevarin. Per tornare a fare il rapporto a Caius Cosadis. E quindi adesso andiamo, salviamo però prima perché, appunto, ho venduto un po' di roba perché praticamente ero stracarico, ero veramente stracarico. E qua, ovviamente, se sei stracarico in questo gioco, non è come a scusate, a Skyrim che cammini e poi corri di meno, ma semplicemente non sei te, semplicemente non ti muovi, cioè stai fermo immobile in questo modo. E quindi non è il massimo, ok? Cosa posso dire ancora? Ah, se un'altra cosa, ho deciso comunque d'ora in poi che i video di Morrowind di farli non più di 20 minuti, ma di 30 minuti, 30 massimo 35 minuti, ok? Perché? Perché è un gioco lento, un gioco lento, un gioco di ruolo, ci vogliono più tempo a fare le cose, quindi un conto dice è portare comunque un gameplay. No, però no, 30 minuti o 20 minuti, 30 minuti, perché appunto il gioco lento e ci vuole tempo a fare le cose. Gli altri giochi invece li faccio da soliti 15-20 minuti, però Morrowind proprio non posso, perché non faccio in tempo a fare una semplice cosa che è già finita la puntata. Adesso tipo io sono andato a vendere un paio di cose, sono già passati 7 minuti senza praticamente fare nulla, nemmeno una quest. E quindi questo non mi sembra un po' brutto, quindi ho deciso di farli da 30 minuti in modo da avere tutto il tempo di fare, no, le cose. No, non voglio tu, ragazza. Porta Balmora. Scusate un secondo, eh. Allora, il maestro delle spie mi ha detto di trovare Shalagrand Musgob alla Gilda dei Maghi di Balmora, ok? Perché mi parli di questo Nerevarin, ok? Dove cacchio sei, Shalnoz, come cazzo ti chiami? Sei tu forse? No, vediamo un attimo se lui mi... No, non posso chiedere nulla perché tu non lo conosci. E allora deve essere da qualche parte, ragazzi. A meno che non è andato, non lo so dove. Dovrebbe essere da qualche parte. Forse sei tu, ragazzo. Eccolo! Oh! Salve! Se no, nessuna interruzione. Quante volte? Oh, sei uno degli amici di Caius. Allora le cose stanno diversamente. Caius e io abbiamo un accordo molto soddisfacente. Sono sicuro che riusciremo a raggiungere un qualche tipo di accordo, se vorrai svolgere un piccolo incarico per me. Eh sì, per forza devo svolgere anche se non voglio, quindi questo incarico è molto semplice, punta vedi, eh. Ho bisogno del teschio di Levule Andrano, lo troverai nella tomba ancestrale di Andrano. Sto attento, però i Dunmer hanno strani pregiudizi riguardo la necromanzia. Bella la necromanzia, voglio diventare un necromante. E sul furto di oggetti da luoghi sacri come le tombe. Ok, quindi che cos'è questo affare? Non era una persona particolarmente speciale, un incantatore avventuriero. Ci sono molti teschi nella tomba di Andrano, ma tu riconoscerai quello di Lebre dei simboli rituali. Dove si trova sta cosa? Lama di fuoco? What the fuck? Due ustioni, due verità, che cazzo mi ha dato? Allora, la tomba è a sud di Pelagiad, appena fuori dalla strada, subito prima che tu raggiunga la biforcazione, dove la strada va a sud-ovest verso Saidanin, che sarebbe la zona iniziale da dove siamo partiti, e a sud-est verso Vivi, cioè praticamente devo andare a sud,
E tu hai una strada sulla prima di arrivare a questa biforcazione, dove da una parte si va verso Sailanin e la si va a Vivek. Ok, potresti aver bisogno di una spada incantata. Alcuni spiriti, what the fuck, sono immuni alle armi normali. Ma ok, ecco, prendi questa vecchia spada corta, e forse anche queste vecchie pergamene potranno venire utili. Ok. Ma la necromanzia? Per imparare la necromanzia è una disciplina legittima, ma il corpo e la mente sono proprie proprietà private e non si possono. Va bene, ho capito comunque, bisogna andare a fare queste cose. Quindi io ho questa spada fantasticamente incantata, che cura anche un pugnale, quindi. Visto che ho la vita minore del pugnale, direi che essere abbastanza avvantaggiato. E poi mi ha dato anche delle pergamene. D'accordo, quindi salviamo per dire che la quest è iniziata. Quindi quest in corso. E quindi partiamo all'avventura alla ricerca di questo fantomatico oggettos. Allora, vediamo un po'. Ma no, non lo faccio da 30 minuti, lo faccio sempre da 20 minuti, 15-20 minuti. Perché sì, dai. No, mai devo farlo da 20 minuti, ragazzi, quindi mi rimangio quello che ho detto. Allora, intanto andiamo a vedere dov'è che era. Allora, dice, perché qui se non si legge non ci si perde. Allora, la tomba è a sud di Pelagiad, quindi bisogna andare a Pelagiad. Appena fuori dalla strada. Ok, quindi intanto raggiungiamo Pelagiad. Per prima cosa. Dove cacchio è Pelagiad? Pelagiad è in Culandia. Praticamente vicino a Seidanin. Io, siccome praticamente in Culandia non ho voglia assolutamente di farmela a piedi, ma scordate, c'è il trasporto qua, io utilizzo il trasporto. Tanto di soldi dovremmo averne anche abbastanza. Se abbiamo 764 di oro, anche se ne spende un pochino, chi se ne frega. Ecco, così è che vedete come comunque per gli altri che non hanno visto le altre altri episodi, vedete subito come trasporto bene la tua abilità in atletica, ma l'abilità in atletica un attimo, allora l'atletica cosa caspita sarebbe, perché qua c'è. Allora, avete condizione di correre e nuotare, ok? Gli atleti bene. Ok, quindi correre e nuotare velocemente, ok? Quindi più alta è più. E agilità invece è colpire i nemici in mischia. Influenza del al massimo di stamina, perfetto. Quindi possiamo anche correre più veloci. Bene. Salve lei. Io devo viaggiare e devo andare a. E Pelagiad non c'è, andiamo a Sailanin. Oh, Pelagiad, ragazzi, non c'è, devo andare per forza lì. Ah. Risalviamo. Ah, bene. La cittadina iniziale del gioco, fantastico. Allora, quindi ora devo andare a Pelagiad, che praticamente sarebbe di qua. In poche parole, credo. Perché, un secondo, allora. Credo che sia da queste parti. Ha detto dalla strada fu fuori, ha detto, ok? Quindi, in poche parole, dice, è a sud di Pelagiad. Ah no, a sud di Pelagiad. Ok, quindi bisogna andare per forza a Pelagiad, che sarebbe di qua. Sarebbe a nord Pelagiad. Quindi è dal di là, praticamente. Non ho ben capito la direzione che devo andare. Cioè, cartella di informazione, cavolo, cosa sto a dire? Andiamo di qui, di su, di giù, di. Cartella di informazione, andiamo subito. Quindi, se il gioco non mi si bloccasse per caricare tutto quanto, andiamo a vedere le informazioni, così siamo più sicuri dove bisogna andare. Allora, Pelagiad. No? Sì, Pelagiad di qua. Quindi, avanti in questa direzione, ragazzi.
È fantastico, fantastico perché te lo fa veramente vivere tutto il gioco. Te lo fa vivere tutto, tu, ogni singola cosa, questa cosa te lo fa veramente vivere. Siamo ancora a livello 1, ragazzi, perché per salire di livello bisogna aumentare le abilità, se non sbaglio. Vedi, siamo a 4 su 10, bisogna aumentare di livello ognuna di queste cose qua. Quando si raggiungerà ovviamente il punto 10 su 4, saliremo di livello. Cosa succede quando saliremo di livello? Boh, non lo so sinceramente, non so se bisogna distribuire dei punti o delle cose o semplicemente fa tutto lui in automatico e aumenteranno di volta in volta, ma credo che, come non dice il gioco di ruolo che si rispetti vecchia scuola, bisognerà noi aumentare. Ah, ok, la strada è questa. Bisognerà noi aumentare le cose. Ok, quindi allora questa è la biforcazione, perché di qua si va a cappella, cioè, no, giusto? No, ho sbagliato. Balmora vivi che poi, okay, di qua a Pelagiad. Allora qua dice: la tomba è a sud di Pelagiad, siamo a sud, appena fuori dalla strada. Subito prima che tu raggiunga la bif subito prima, quindi prima che raggiunga la biforcazione, dove la strada va a sud-ovest, verso Seidanin, e a sud verso Vivek. Quindi sud Vivek, dov'è in questo caso? Vivek a sud. Quindi qua è sud. Ci siamo, perché comunque è questa. Allora, la sombra è a sud di Pelagiad, appena fuori dalla strada, subito prima che tu raggiunga la biforcazione, dove la strada va a sud-ovest verso Seidanin, a sud-est. Potresti avere bisogno di una spada incantata. Alcuni spiriti sono immuni alle armi normali. Allora, la tomba è a sud di Pelagiad, appena fuori dalla strada, subito prima che tu raggiunga la biforcazione. Quindi bisogna andare praticamente. Vabbè, bisogna andare a Pelagiad comunque, però mi equipaggio della spada perché non si sa mai, ragazzi. Tira fuori la spada. Ah, un incantesimo. Mi sa tanto di sì, ragazzi. Sì, è una lama di fuoco, quindi è una spada. Però qua c'è un'altra indicazione. C'è un nemico, attenzione. Salvo, prima di fare così. Ok, allora vediamo se ci attacca. Sì. Sbracciamoci del corpo. Ah no, c'è il pugnale, ho sbagliato. Ora ci dovrebbe equipaggiare la lama di fuoco. Allora, Seidanin e Vivek di qua. Balmora, Pelagiad di qua. Questa è la biforcazione, no? Dice dove? Cazzo, a capire queste cose, madonna. Allora, è appena fuori dalla strada, subito prima che tu raggiunga la biforcazione, dove la strada va a sud-ovest verso Seidanin, a sud-est verso Vivek. Quindi è secondo me in queste zone. Se Pelagiad è. Dov'è il cartello? Madonna, che mi spariscono le cose. Pelagiad è di qua, quindi andiamo in questa direzione verso Pelagiad. E nel frattempo ci guardiamo anche in giro per vedere se ci sono magari tombe. Ti sta che è questa. Ti sta che è questa. Oh yeah, è questa, è questa, è questa. Ok. Niente, io vi lascio qua con. Ci lasciamo, chiudiamo il video con questa tomba, appunto, dove siamo diretti. Salviamo. Salviamo.
E niente, come sempre, quindi se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento e un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo al prossimo video di Morrowind. Ciao!